Benvenuti in questo nuovo video di GTA 5. Quest'oggi torniamo a giocare a nascondino, ma in modo molto particolare, perché chi cerca guiderà un drone e andrà in giro cercando con questo drone, che se si schianta però esplode. Un'altra Bello. Cosa particolare, ho iniziato a fare l'intro del video mentre non c'è Marci. Ciao Marci. Quindi lui tornerà e avrà l'ansia perché dirà: no, ma è già iniziato il video, ma io non c'ero, ero in bagno, no. O magari torna dicendo cose che non si possono sentire. Anche, quindi orecchie ben aperte, perché potrebbe dire cose molto così, pericolose. Ragazzi, lo clippate bello, e lo mettete ovunque. Ragazzi, su TikTok, andiamo su tutti a fissarlo lì. Vai. Dimmi. Ho una domanda, ma sta roba del drone te la sei inventata tu? No, l'ho copiata. Ah, l'hai copiata. Bravo, hai fatto proprio bene. Sono molto bravo a copiare. Eccoci. L'hai copiata da Madamarci, l'hai copiata? Sì, da Madamarci. Allora, buongiorno. Chi è che si è inventato una roba del genere? Mannaggia, pure il drone. Ciao Marci. Quindi è il momento di farci un selfie? Salve, stiamo già registrando. Buongiorno. Dai, ma che brutto. Iniziamo, andiamo, dai, forza. Speravamo che dicessi qualcosa in modo tale che tutti ti potessero clippare. Erano tutti pronti, Marci. Ma ragazzi, ma io mica sono cattivo, cioè, ma per chi mi avete preso, scusate. Marci è una persona educatissima, quello bisogna dirlo. Grazie. Allora, vi spiego le regole. Non iniziate a ridere per gli opla, per favore. No, è che è stata tipo instant, okay. Presa da una macchina. Vabbè. Porca miseria, ho cercato di schivarlo, ma ho pigliato. Vi stavo dicendo che praticamente vi dovete nascondere. Campione, mi lasci il mio opla? Ho tutto il diritto di dirlo. Siete circondati tutta questa discarica. Vi potete nascondere dove volete. Io abbiamo vi devo cercare capito, che entro. Basta. Zitti e morite. Allora, inizio a salire nel camion per iniziare a prepararmi con il drone. Vi lascio altri 30 secondi. Sì, io non mi sono ancora nascosta. Non sei ancora nascosta. Ok. Ma devi contare, Steph. Il nascondino si può. Esatto. Uno, due. Una cosa 23, 17. Una cosa divertente del drone è che se vi schiantate da qualche parte esplode e non lo potete riusare per un minuto. Quindi, dato che avremo 5 minuti per cercare, far esplodere il drone sarà molto problematico. Marci, iniziate un attacco banda. Fermarci. Volete? Ragazzi, c'è la banda lì fuori? Mi hanno ucciso. Ammazziamoli, dai, veloci. Ma perché oggi non va come deve nulla nella mia vita? Ma chi mi ha accettato la banda, scusate. No, e arrivano tu, ci litighi, li guardi e li devi ammazzare. Ammazzateli tutti. Vai, nascondetevi, forza, via, io vado di nuovo al drone. Non abbiamo fatto questo pezzo di video, incredibile. Wow, stupendo. Nessun imprevisto in questo video. No, mi piace questo nascondino, ma mi sono nascosta. Non ho altre idee, oggi non ho idea. Fede, non sei ispirata? No, per niente. Lo sapete un'altra cosa divertente? È che con il drone userò il taser su di voi. No, il taser elettrico. No, sono allergico. Ricordati che il miglior modo per nascondersi è in bella vista. In bella vista, contro un drone soprattutto, ragazzi. Ricordati che il drone vede molto dall'alto. Ok, vai. Ok. Perf, io sono confident. Ma siete tutti. Allora, Buddy è confidente del nascosto. Ferre, sei confidente? No, sei nascosta? Io mi sono nascosto su San Andreas. Okay. Quindi... Mark è confidente, sei nascosto su San Andreas. Quindi poi devo cambiare gioco. Francicoso? Francicoso è nascostissimo. Che ne ha tryhardato. Ferre? Vai, va bene. Marci? Così. Ma hai già chiesto sì, tre dai, volte, vai, Steph, ci siamo, dai. Vado. Avvio. Vere, ci sei nascosta bene? Forse. Oh, eccolo qui, il drone migliore della città. Eccolo. È proprio un bel drone, dove sei? Ma io posso sparare al drone? No, non vale. Come no? No. Posso cambiare vestiti perché... Io sparo al drone. La discarica, i vestiti fucsia sono un po' troppo... Sì, cambia vestiti. Allora, dove sono? Bello questo silenzio. Ma tu sei proprio avanti. Sì, molto carino, sono i vestiti. Sto svolazzando io, Allora, qui c'è qualcuno. Qua c'è qualcuno. Qui dove? Qui c'è qualcuno. Ovunque comunque. Ecco. Guarda. Ma chi sta tirando robe tutto il tempo? Esco, penso Franci. Ma io sono fermo. Ma non ho armi. Sono fermo in bella Buddy. Vista. Ma cerca di fare una cosa. No, non ci credo. Oh, non trovo nessuno. Siete molto talentuosi comunque. Grazie, bravi ragazzi, complimenti. Marci zitto e fermo. Ho capito, ma io avevo preparato tutto. Cioè, siete proprio bravi a giocare a nascondino, Oh, sei tu che sei scarso col drone. Ma era un dissing? Ma qualcuno mi sente, mi percepisce. No, io non ti sento, Steph. Mai? No. Quindi sto proprio cercando in bei posti, Sì. Non ci può trovare così, fidati. Allora, no, io trovo tutti, ragazzi. Ragazzi, chi sta tirando i razzi? Sono passati 2 minuti. Voglio Quanti minuti abbiamo, Steffo? Allora, abbiamo un imbecille. Grazie, Marci, con gli spasmi. Poi... Dove L'hai stai trovato? Andando, Marci? Sì, posso nascondermi? No, non puoi, dopo che hai colpito è finita. Hai perso. E poi abbiamo anche Signor il bombati. No!
Meno male che eravate introvabili. Ok, dai, vabbè, senti, da 2 ore che però giravo, ero nascosto nella macchina di Marci. Sì, beh, non mi aspettavo fossero nascosti nell'auto. Allora, quelle lì che sono molto pericolose per me. Allora, in 2 minuti e mezzo ne ho trovato 2. Però erano particolarmente imbecilli. Ragazzi, mi sta tirando i razzi. Infatti, mi sta tirando. Francicoso. Sono vicino alla mia zona, quindi se mi fate scoprire. Io vi voglio vedere a guidare sto drone. Secondo me vi schiantate di brutto. Fere non si rifiuterà. No, io non so se riuscirò a cercare. Infatti, infatti i prossimi sono Buddy e poi Marci a cercare. Ah, così? Sono stati i primi. Ah, sì, i primi a essere trovati. Il primo è stato Marci, non vorrei dire. Il primo è stato Marci, posso confermare. Allora, Marci è sempre felice. Ragazzi, sto per spaccarvi tutto. Però a che siete? È colpa di Marco, secondo me. Stanno tirando i fuochi d'artificio addosso, quindi poi mi fanno beccare. Beh, è una cosa terribile, eh. Sono vicine alla mia zona. Cioè, van bene. Non vanno bene se ti fanno scoprire. Ma io non ne vedo fuochi d'artificio. Entra, Buddy. No, non mi fido di te. Dai, ci facciamo un giro intanto. Scusami, Stefano, ma Marci e Buddy ora cosa fanno? Cioè, hanno un compito? Abbiamo un elicottero. Allora, ve lo do io un compito. Uccidere chi sta lanciando. Ragazzi, io e Buddy siamo nell'elicottero e lanciamo un po' di lanciarazzi in giro. Però perché non ci possiamo muovere? Io sento l'elicottero, siete voi? Ma come è morto? È morto l'elicottero. Okay. Si è rotto l'elicottero. È morto l'elicottero. Non prenderò calci, mio povero elicottero. Steph, allora io mi sono nascosta nella discarica centrale. Non tutte le zone limitrofe che rendono la zona esageratamente grande. Quindi, e direi di fare tutti così perché sennò. E allora ti sei nascosta veramente bene. 45 minuti campione. A trovarci. Ma a te non sto cercando il proposito perché sennò ti trovo subito. Ah, certo. Ma lei è proprio simpatico. Ho trovato anche un tizio morto. Ah, non sono io quello. È un po' pesante questa cosa, Steph, perché secondo me Fere è nascosta veramente bene. E tu non la troveresti a prescindere. È banalissimo. Allora, andiamo tutti vicino a Fere, così la può trovare. Aspetta, fermi tutti, andiamo. Vai. Ma Marco, ma lì però non me l'aspettavo da te. Buddy, se non mi vedi. Vieni qua, ti ammazzo. Che cattiveria. Ti faccio esplodere e ti uccido. No, ma Buddy, tu l'hai vista? Io so dov'è, però non te lo posso dire. Devo fare una cosa però prima, aspetta, scusami. Tutti lontani dall'elicottero, grazie. Allora, ok. Io sento un botto di esplosioni. Anche io. Siccome Fere è in questa zona. Ma da quando Fere è diventata brava a fare i nascondini? Cioè, mi ricordo quando era più scarsa della morte. Li sto vincendo tutti. Io non so, non vorrei dire, ragazzi, però. Sono passate 5 minuti. Ho vinto. Sono passate 5 minuti e abbiamo 2 stelle. Quindi una targhetta come miglior nasconditrice dell'anno. Ai, ma Buddy, suicidati. Prima che arrivi la polizia. Tranquillo, non ti preoccupare, ce la posso fare. Allora, come faccio a non rompere? Esci. Qui dietro. Ah, risolto. Perché ero io a lanciare i razzi, ma tu dove eri? Ecco, io volevo... era il cane! Eccolo, che noi incolpavamo. Fere, lo vuoi insultare, prego? Sì, fai schifo. Fai schifo. No! Tirando, erano vicino. Qualcosa di più creativo? Io li sentivo molto vicino a me, tipo nella mia direzione, però non so dove li Signor Marci, prego, venga. Mi deve spiegare tutto, signor Steph. Allora, lotta tra business. Vieni. Arrivo, eccomi. Partono sempre 20. Entri qua. Poi trovi un computer dove ti puoi sedere. Non posso entrare. Entra con amici e compagni. Ah, oh, siamo entrati tutti, siamo entrati. Io no. Davvero? Io sono entrato. Guarda che bello. Vabbè, faccio bellissimo. Bellissimo, lo fa Buddy, raga. Ok, Buddy, ti devi sedere in questo. Ok, perfetto. C'è già il coso? Posso fare premi per usare il drone. Ok, allora aspetta prima di farlo. Ok. Allora, io mentre esco. Ok. Ma dai, più lontano. Iniziate a nascondervi voi, io sto arrivando. Vai tranquillo. Io sto iniziando a contare, Vai. Buddy, guarda che dopo l'8 circa 15 minuti devi contare. Come 15 minuti? Sì, e poi parti. Ho fatto una deposito. No, io non ho fatto ancora nulla. Raga, io sono introvabile. Mark mi ha capito il nascondino. Dove ero io? Non lo so dove eri, e poi lo sa Buddy dove eri, quindi no. Steph, metti il radar e vieni dove sono io, è impossibile. Devi proprio guardarlo. No, ti ho già vista te. Ma io faccio partire il drone, Parte Vai. Molto male, Marci, sta cosa. Ma come fate? Intanto, allora, ci vedevi, sei viola. Ve lo dico, se Buddy mi trova 100 no, euro. Non lo fa partire, 100 euro fa premere A. Devi premere invio. E A invio è uguale. Sta non va? Il drone. Io cambio lo scoglio nel frattempo. Sbloccami il drone, Steph, lo fai apposta. No, come fa a non partire? Oggi non funziona nulla nella mia vita. Non funziona nessun altro, devo continuare a cercare io, che bello! Dannazione! Non funziona mai niente! Va bene. Non funziona niente su GTA. Allora, GTA. Allora. Round notturno, quindi quando trovo qualcuno, quella persona inizia a cercare assieme a me. Bello! Okay. Bello!
Quindi però snizza. Io, Steph, metterei un po' di pepe. Sì. Cioè, io farei che ogni tot dobbiamo sparare un colpo per far capire se siamo in zona. Ma non posso. Ne ho bisogno. Non hai visto quanti ne ha dato prima? Tipo, ad esempio, guarda. Io ho già trovato Marci. Ma com'è possibile? Il drone colpisce. Allora, io li voglio uccidere col fucile a pompa, posso? Ma? Ma, sì, sì, va bene. Raga, però basta 3 yarding, raga, eh? No, va bene anche se 3 yarding. Io ho tirato un razzo, guarda, più di così. Non ti sforzare troppo, Fer, No, troppo forte. Siccome non mi hai trovato. Io l'ho visto. Fer ha usato lo stesso nascondiglio perché non ha fantasia. No, è un altro. Beh, Batti sapeva dove sono, quindi può andare a controllare. No, ma guarda, preferisco rimanere nel mio posticino, appunto. Nessuno si accorge di me. Ce l'ho una lucetta da accendere? Se trovo Buddy mi da 100 euro. Aia. Ma perché? Ma bello. Ma sei lontano. Guarda te. Ma si può barare in qualche modo? Io sto barando. Brutto barare, brutto. Io sto barando, vedo anche Marci. Io non sto barando. Aia, una provocazione pesante questa. Agente 14. Però ragazzi, state di nuovo tirando razzi. No, sono le pistole queste qua. È Marci che gioca con le pistole. Allora, non è vero, non sono. Signori, io voglio fare un annuncio. Dimmi, sì. Steph. Allora, gli è esploso il drone. Modalità fotografica. Oh, che carino che sei. Te lo distruggo. Vai via, te lo distruggo. Ti faccio una foto. Ti ho appena fatto una foto. Grazie, sono fotogenico. Ecco, salva nella galleria. Qua abbiamo una bellissima foto. Io vi guardo da qua, ragazzi. Ciao. Allora, parliamone. Sì, dimmi. Vai a cercare. Cacchio. Ecco, ciao. Adesso sono tutto. Quindi Mark e Marci sono stati trovati. Due campioncini sono andati. Esatto. Beh, bravi, esatto. Siete proprio bravi, Franci, ma dove sei? Il mio nascondiglio era clamorosamente bello. Come lontano, dove te ne sei andato? Franci avrà esagerato. Marci, ti puoi togliere da lì, per favore? Il mio obiettivo è trovare quella maledetta di Fere. Ma cosa vuoi da me? Mi stai triggerando adesso oggi. Adesso che ti trovo 50, certo che mi troverai. È vero, ho gli scagnozzi io, un 45. Anche in 102, se c'è bisogno. No. Ma qual è Marci? Marci, ma sei stupido. E sei apparso dal nulla, pensavo fosse qualcuno. A me, raga, non mi potete trovare, cioè è infattibile, non... Sta continuando, ma non è che Buddy, ma non è che Buddy è entrato nel coso del radar, raga? Cioè? Cosa vuol dire? No, non credo, dai. Sì, sì, sì. Talmente stupido che l'ha fatto. Io sono sicuro di sta cosa. Parole forti di Marci, comunque, Sì, sì, ha dato dello stupido ad un amico. Sì, cioè, sì, io cioè. Mai... Ah, no, mi ha preso! Buddy, allora, tu pensi che io sia stupido, no? Dai! Non mi farlo saltare per aria, no? Dov'è? Buddy, era davvero lì? Sì. Ero dentro il camion, nessuno si era accorto. E quindi parliamo di Franci, no? Sì, mancate solo voi due. Ne c'è uno. Però ha usato il radar, secondo me, comunque Marci. Sì, infatti, ha messo radar. Ma perché fare tanto che critica il tryhard, ma poi ormai ha iniziato a tryhardare anche lei. Sì, però guarda che sono nascondigli banalissimi, siete voi che non ci vedete, cioè. Ma tu, Fere, per esempio, hai visto uno di noi passarti vicino? Sì. Aia. Ma proprio appiccicati, eh. Aia. Ma anche un drone, eh? Il drone no. Ah, no, il drone non si vede. E allora è colpa di Marci. Franci, io penso che sia detente a casa sua. Come Franci no, è andato lontano? Io sono introvabile. Ma quanto sei lontano? Facci capire. Allora, fidati che secondo me è nell'altra parte della discarica. Non dovrei prendere la via. Perché è tipo quasi suddiviso in due parti. Quindi lui è andato nella parte più lontana. Se dice che è lontano, sicuro sì. Ma ha detto che è vicino. Ah, ok, va bene. Non sia lontano che vicino. E allora deciditi. E allora non lo so, ragazzi, sto supponendo. Dovete stare fermi, raga, e scrutare bene ogni angolo. È quello. Ma dov'è Fere? Mark, è bello salire il container. Mark? Voi siete lontanissimi, Mark, raga. Sparagli, dov'è? Dove siete? Io so dov'è. Lui sta. Ho visto qualcuno, raga. Mamma Che colpo perfetto. L'avevo trovato, raga. Anch'io. Vabbè, quindi trovato. Dov'è? No, l'ho trovato. Dov'è? Voglio vederlo. Era nascosto dietro un container in un angolino della mappa. Ma dove eri, scusami? Ragazzi, qui dietro, sempre al centro della mappa, dietro qualcosa. Cioè, Franci, quello è Buddy. Ah, dove siete? Ma Franci è qua, l'ho visto che sparava. Venite nella zona centrale. Ma era lontanissimo, ma che vicino. Ma sì, dov'è? Franci era lontanissimo, raga, confermo. Franci, tu hai visto che uccidevi Marco? Fere, non ti vedo neanche adesso. Ho usato la strategia incredibile, Conte. Allora, lancio un razzo, siete di fronte a me. Guardate il razzo. Vabbè, dai. Ero dietro però, sto robe e voi avete colpito con la pistola aliena questa scatola che si è mossa e non mi avete visto. No, ma io non ho visto dov'era. Guarda. E non ci sono, guardo qua. Mi guardo la testa. Allora, è lì.
Sono al centro, allo spawn. Segui qua. Dietro questo tubo. No, no, aspetta. E qualcuno ha colpito con la pistolina questa scatola. Io. Esatto. Anch'io. Io che ho beccato Marco. E nessuno mi ha visto. Cioè, pensa a te. Io ero qui dietro. Ma sono passato anche di qua. Steph? Ma Marci mi ha ucciso. Steph? No, vabbè, qua. Eri qui? Beh, non è giusto farmi bruciare, no, però. Sì, ero lì dietro comunque. Brava! Facciamo tutti. Era banalissimo. Allora, ragazzi, facciamo tutti un applauso a Fere. Grazie. Brava. Uno solo. No, chi che ne va di più di uno? Dov'è Marci? Fatto. Sono dietro di te. Avete finito? La smettete di uccidervi? Lo sapevo che volevo uccidervi. Farvi sentire in aria. Quindi ho anticipato la cosa. Vabbè. E comunque è esploso. Tutto bene, quel che finisce bene, insomma. Tutto bene, quel che finisce bene. Signori, ci fermiamo per sto nascondino. Un po' fallimento, un po' interessante. Bisogna comprarsi tutti. Bisogna tutti comprare il Terror Byte che costa 5 milioni. Nel caso sarà il nascondino più economico della storia di GTA 5. Però tanto qua tutto moda. E quindi lo facciamo. Ci vediamo in un prossimo video. Qua ci sta sparando la gente. In uno qualunque. Ma da dove abbiamo tentato fuori uno così brutto? No, ma ascolta, cattivo, allora, poi, allora Steph, ascolta. No, adesso chiudi il video. Adesso e te lo dico il video. Dopo. Ok, così lo loro dice non dopo. Lo sapranno mai. Ciao! Cosa dirò.